testimoniare di ciò Domizia Lucilla. Fatela entrare, questa donna, questa vedova, che con le sue parole racconterà la sua storia e vi farà conoscere ancor meglio di quanto io abbia potuto quest'uomo che ancora regge la nostra città. Verre! Sono la vedova di Publio Gavi, mercante in viaggio dalla Spagna. A Siracusa la nave sulla quale viaggiava fu requisita e l'intero equipaggio accusato di spionaggio. Tutto per impadronirsi delle loro merci. I passeggeri furono imprigionati nelle carceri delle datumie, le cave di pietra di Siracusa. Da dove Publio Gavio però riuscì a sfuggire, arrivando fino a Messina, per poi imbarcarsi su una nave diretta a Roma. Il mio sposo voleva denunciare le malefatte di Ver, ma fu tradito dagli anziani di Messina, che lo fecero arrestare, dandole il posto a Ver. Gli anziani di Messina, amici senatori, lo avete sentito, dandole il posto a Ver. Ma dici, Domizia, ancora, raccontaci cosa accadde poi al tuo uomo. Quel farabutto di Ver istituì un tribunale nel foro di Messina e Publio Gavio gli fu trascinato davanti, accusato di essere una spia. Per ordine di torturarlo, di contattare i incandescenti, di frustarlo e di inchiodarlo in una croce rivolta in direzione di Reggio. Cari colleghi, però è opportuno che noi si sappia meglio come stiano le cose. E cosa ebbe a dire Gavio? Che era tutto falso. Falso? Che non era una spia straniera, ma soltanto un cittadino romano. Un consigliere della città di Consa. E allora, Domizia Lucilla, che cosa rispose a me? Che erano solo bugie. E quindi ordinò che l'esecuzione avesse inizio. Sì. È opportuno anche conoscere come abbia affrontato questa orribile morte. Con grande coraggio, da cittadino romano. Da cittadino romano. Urlò soltanto quando veniva frustato. E quando vedeva preparare i ferri incandescenti, ad ogni frustata diceva: sono un cittadino romano, sono un cittadino romano, sono un cittadino romano. Sono un cittadino romano, ecco che cosa gridava quest'uomo, amici senatori. Oh, verità, verità, dal dolce profumo, quante malefatte dobbiamo ancora udire. Oh, amici senatori, ma quanta rettitudine cercate ancora prima di rendere libero quest'uomo, Stenio. Ah, ma forse tu, Senno, hai perso e sei scomparso tra le bestie feroci, e forse gli uomini hanno perduto tutti il bene dell'intelletto. Bravo! Bravo.